quindi la sanità non viene assolutamente toccata per quanto riguarda la vita dei noi cittadini. Chi ha parlato in questi giorni dicendo più farmaci per tutti ha mentito sapendo di mentire. In cui le regioni impugnavano le leggi dello Stato impugnava le leggi delle regioni. Il fronte del sì sostiene che con questa riforma calerà questo contenzioso, che invece con questa riforma aumentano. Secondo noi è assolutamente da evitare che ciò accada e va votato assolutamente contro. È successo in questi anni che dopo la riforma del titolo V della Costituzione, voluta proprio dal centro-sinistra nel 2001, si è sviluppato una guerra, diciamo, in tribunale tra le regioni e lo Stato, in cui le regioni impugnavano le leggi dello Stato impugnava le leggi delle regioni. Il fronte del sì sostiene che con questa riforma calerà questo contenzioso, che ha creato naturalmente dei problemi, delle paralisi anche burocratiche. In realtà va detto che la maggior parte di questo contenzioso, cioè di questi litigi, non riguardavano le materie concorrenti, che sono quelle che vengono eliminate da questa riforma, ma riguardavano proprio le materie esclusive dello Stato, che invece con questa riforma aumentano. Quindi noi siamo estremamente preoccupati che, a parte non avere alcuna influenza sull'aspetto sanitario, perché l'aspetto sanitario viene determinato da altri fattori, il primo di tutto il finanziamento e il secondo è appunto come si attuano le leggi, fare le leggi perché loro stessi non rispettano le loro scadenze e poi attuarle nelle varie regioni, quindi la sanità non viene assolutamente toccata per quanto riguarda la vita di noi cittadini, ma dall'altra parte temiamo invece, non solo noi ma molti giuristi, che questo avere cambiato e avere aumentato le materie di competenza esclusiva dello Stato, che erano l'oggetto principale del contenzioso prima di questa riforma, potrà aggravare e appesantire ancora di più la Corte Costituzionale, che è l'organo che poi viene incaricato di dirimere proprio la questione. Quindi, secondo noi, è assolutamente da evitare che ciò accada e va votato assolutamente contro. Una battuta la solo sui farmaci, perché chi ha parlato in questi giorni dicendo più farmaci per tutti ha mentito sapendo di mentire. I farmaci, il prezzo dei farmaci, in particolare di quelli che sono molto costosi, viene deciso dall'Agenzia Italiana del Farmaco, che è un organo vigilato dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il cui capo, tra virgolette, quindi il cui presidente e direttore generale vengono nominati dal Ministro della Salute. Quindi in realtà è già una competenza assolutamente centrale, e se oggi non tutti i malati, per esempio di epatite C, hanno potuto accedere alle cure è proprio perché l'Agenzia del Farmaco ha contrattato con queste aziende un prezzo troppo alto, per cui non hanno potuto soddisfare le esigenze di tutti i cittadini. Lo Stato ha speso quasi 1 miliardo lordi, 1,8 miliardi, quasi 2 miliardi per trattare in tutto 57.000 pazienti, il che su una platea molto grande si calcola di quasi 450.000 malati di epatite C, se non di più. Quindi non c'entra assolutamente niente ed è giusto che i cittadini non si confondano su questo aspetto.